Buongiorno a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio molto particolare già nel titolo, che è Oltre la carità, donatori, istituzioni e comunità fra Medioevo ed età contemporanea, a cura di Mauro Carboni e Edward Loss, che sono i nostri ospiti, 248 pagine per 22 euro, appena pubblicato dal Mulino. E io non rubo altro tempo come mia abitudine ai nostri ospiti e lascio subito la parola al professor Carboni che ci parlerà di questo saggio. Prego, professore, a lei. Buongiorno a tutti, io intanto ringrazio l'Associazione Culturale Italia Medievale, il dottor Maurizio Cali per l'invito, che ovviamente è molto gradito. Il tema affrontato dal volume è il tema dei benefattori, il tema delle strategie del dare. Fra Medioevo ed età contemporanea, in realtà, quindi l'idea è quella di affrontare questo aspetto, questo tema su un arco temporale piuttosto lungo. L'idea di fondo è stata quella di indagare attraverso una serie di approfondimenti, di saggi mirati, la complessità dei lasciti e l'intreccio dei motivi e degli esiti che sono legati a questo tipo di tradizione che ha una storia lunghissima e complessa. Premetto che lo spunto è venuto, come in altre iniziative che sono partite dal Centro Studi sul credito solidaristico che opera presso la Fondazione del Monte di Bologna Ravenna, da una giornata di studi che si tenne nel dicembre del 2018 presso la Fondazione e che, come in altre occasioni, il volume in realtà è parte di una serie di studi, seminari a più mani. Quindi in questa occasione appunto furono invitati studiosi di varia provenienza, di varia estrazione, ma anche con una caratteristica che anche questa è stata tipica dei seminari della Fondazione, con una diversa posizione, possiamo dire, da studiosi consolidati, affermati come Esposito, Marina Garbellotti. Abbiamo anche invitato studiosi emergenti, studiosi più giovani che in qualche modo erano, se non alla loro prima ricerca, stanno in qualche modo perfezionando il loro percorso di studio. Di nuovo con l'idea di mettere a confronto e fare convergere esperienze, impostazioni, approcci diversi. Prima di andare in modo più specifico sui temi che il volume ha cercato di affrontare o quantomeno di sollevare, faccio una rapidissima premessa storiografica. Il volume in qualche modo ha cercato di partire da quella che è la tradizione storiografica consolidata degli studi sulla beneficenza, sulla carità, e in qualche modo partendo da quello che è questa tradizione, ha cercato in qualche modo di deviare, di allontanarsi, di proporre nuove piste che vanno emergendo, ecco, non pretendiamo naturalmente di essere i soli che si muovono in questa direzione. La tradizione storiografica a cui faccio riferimento è la tradizione che ha ampiamente affrontato il tema dell'operare delle istituzioni di beneficenza, delle istituzioni di carità, delle opere pie, del loro sviluppo, della loro organizzazione. C'è una tradizione ormai lunga, consolidata, di attenzione ai soggetti che sono assistiti, quindi in qualche modo tutta quella parte di popolazione, fra virgolette, povera, indigente, bisognosa, che è stata a larga misura l'oggetto dell'azione di questa istituzione.
Il terzo aspetto, che da questo punto di vista forse sono degli elementi più originali del volume, quello di dare un'attenzione particolare ai donatori, cercando di andare oltre quella che è una traduzione agiografica in qualche modo, per capire meglio quelli che sono i più articolati motivi del dare e le relative funzioni familiari e civiche che queste donazioni avevano. Qualcuno come giovane studioso di grande talento come Emanuele Colombo ha recentemente parlato di un'economia mista, in cui in effetti aspetti individuali, aspetti, strategie familiari e esigenze più generali legate al sostegno alla comunità si intrecciano fra di loro. Quindi questi aspetti sono in qualche modo aspetti che abbiamo cercato di tenere ben presenti nel processo. La riflessione che viene qui proposta è una riflessione che direi affronta tre temi in particolare. Abbiamo cercato di riflettere sulle motivazioni dei donatori. Perché dà? Perché c'è questa, si innesta questa tradizione importante, quali sono le ragioni del dare? Secondo aspetto è legato al ruolo dei donatori. Che funzione, che ruolo assumono i donatori nella società, diciamo così, del tardo Medioevo e dell'età moderna, fino in realtà ben dentro l'età contemporanea? Perché questo meccanismo del dare è un meccanismo che in realtà continua anche oggi, ma prima del welfare contemporaneo ha un'importanza strategica assolutamente fondamentale. Terzo aspetto, qual è il legame, quali sono gli intrecci che si costruiscono fra i benefattori, le istituzioni che in larga misura vanno a gestire questi tesoretti, questi patrimoni, e le comunità che in qualche modo sono i contenitori di questa azione. E abbiamo cercato anche i vari saggi, chiaramente l'arco cronologico fa vedere anche aspetti, variazioni, evoluzione di questo fenomeno. A tutto questo aggiungo una sottolineatura che credo che sia importante, che prima del welfare contemporaneo l'assistenza in particolare, i donatori naturalmente lo vedremo in alcuni saggi, non si dedicano soltanto all'assistenza, le destinazioni non è soltanto, direi che l'assistenza, quello che oggi potremmo chiamare il welfare in qualche modo, è chiaramente il destinatario della maggioranza degli interventi, ma non c'è solo questo. Tuttavia, da questo punto di vista, prima del welfare contemporaneo, in cui interviene la mano pubblica, diciamo così, il finanziamento attraverso lasciti privati è assolutamente fondamentale per garantire un minimo di servizi alla parte più bisognosa, più disagiata della popolazione. Ecco, e possiamo dire che non c'è veramente in questo gioco una contrapposizione fra il profitto individuale e la misericordia o la carità. Sono due elementi complementari in qualche modo, proprio perché anche tutto l'aspetto culturale di questa società porta in questa direzione. Citavo prima Colombo il termine di economia mista, che un po', se vogliamo, impropriamente portato indietro all'età tardo medievale moderna, ma in realtà da un certo punto di vista di un'economia mista si tratta. Penso che tutta una serie di profitti di beni, capitali, che sono capitali privati, vengono a un certo punto destinati a beneficio della comunità e almeno idealmente dei soggetti ritenuti bisognosi della comunità. Veniamo in dettaglio ai tre aspetti che vi ho citato in qualche modo come elementi che possono essere in qualche modo ci accompagnano, hanno accompagnato i ragionamenti che abbiamo fatto nel costruire questo volume, nell'invitare gli studiosi a partecipare a questo volume. Quindi un aspetto legato alle motivazioni.
E sulle motivazioni, a mio avviso, possono individuare due registri. Un registro cristiano, un registro individuale, possiamo dire, e un registro civico legato all'appartenenza a una comunità, alla solidarietà civica. E qui mi rifaccio a uno dei concetti che è stato. Che nell'ultima generazione è diventato molto, molto popolare, in particolare utilizzato da uno studioso canadese che ha molto lavorato sul tardo medioevo e la prima metà moderna in Italia, Nicola Sterpstra, l'idea di una religione civica, in cui questi due aspetti nella si muovono in parallelo, sono così intrecciati che praticamente è impossibile andarli a scindere. Quindi da un punto di vista c'è indubbiamente un elemento che è legato alla salvezza individuale e che tanta storiografia ha sottolineato, parlando di una teologia degli scambi soprannaturali, i lasciti come pro rimedio anime, il riscatto dei peccati, la bussola orientativa delle sette opere di misericordia, che in qualche modo vanno così potentemente ad orientare un enorme flusso del dare. Ma accanto a questo c'è anche un registro civico, un registro comunicativo. La comunità è una sorta di famiglia allargata. E se la prima carità io la devo a chi fa parte del mio nucleo familiare, a chi in qualche modo fa parte della cerchia della parentela, la solidarietà successiva immediatamente va alla comunità a cui io appartengo, o da lunga data, o talora, nel caso di chi famiglie o individui che siano arrivati da poco, ancora di più c'è una sottolineatura importante perché in qualche modo c'è l'ingresso in una nuova comunità. Questo aspetto diventa molto più forte in chi si trova a un certo punto della propria esistenza senza eredi diretti o talora senza eredi maschi. I lasciti quindi talora conciliano la parte della destinazione che rimane alla famiglia. Nei casi più clamorosi, in qualche modo certificano che siamo alla fine di un percorso familiare, di un percorso genealogico e quindi che quei beni, quella ricchezza viene idealmente riconsegnata alla comunità, spesso attraverso la mediazione di istituzioni. Anzi, le istituzioni finiscono per esercitare, potremmo dire, un ruolo familiare di supplente. Quindi questo elemento, questo duplice registro religioso, individuale e registro civico è, a mio avviso, uno dei registri fondamentali che dobbiamo tenere presente. Ruolo dei donatori. Il ruolo dei donatori è, a mio avviso, una delle possibili letture ed è una lettura, a mio avviso, importante, perché spesso il donatore è visto come un semplice fornitore di capitale, in qualche modo. In realtà il donatore fa molto di più, nel senso che orienta le risposte. In qualche modo il donatore fa una scelta strategica nell'individuare i bisogni, perché la destinazione è in genere vincolata a un determinato tipo, a soddisfare un determinato tipo di bisogno. Talora c'è un'attenzione anche piuttosto marcata ai bisognosi, per cui c'è anche una selezione dei destinatari che devono in genere appartenere alla comunità, ma possono dover appartenere a una certa parrocchia, dover avere determinate caratteristiche. Quindi chi dava tendeva anche a vincolare il dare a favore di alcuni gruppi. E inoltre chi dava spesso decideva chi e cosa e anche chi gestiva, talora in modo molto minuzioso. Quindi c'è tutto come dire, un aspetto, un corredo, potremmo dire, che è legato al dare.
I progetti che vediamo finanziati sono spesso i progetti di grande rilevanza sociale e che vanno a, in larga parte, a soddisfare quelle che possiamo considerare quelle che erano percepite come le grandi emergenze dell'epoca. Non a caso una grande quantità di risorse vengono destinate a sostenere istituzioni che si occupano degli orfani, o comunque dell'infanzia abbandonata, che è un aspetto che nelle società contemporanee è largamente dimenticato, ma che per molti secoli è stata l'emergenza sociale più importante, oppure a fornire doti alle fanciulle, che di fatto era un sistema per consentire la formazione di nuove famiglie nel contesto culturale e sociale dell'epoca, o più in generale verso una varietà di forme di indigenza. Tra le motivazioni dei donatori e questo duplice registro che è cristiano e civico, troviamo spesso un'interazione fra, anche qui utilizzo termini che sono stati utilizzati dalla storiografia più recente, penso a Bacci, di un'interazione fra l'aldiqua e l'aldilà. Penso che i lasciti consentivano a chi dava, di mantenere un legame col mondo dei vivi e di continuare a condizionare. I legami stabilivano degli obblighi reciproci fra chi dava e chi riceveva e quindi in qualche modo perpetuavano un legame nel tempo, idealmente destinato a durare per l'eternità. In realtà si tratta comunque di un condizionamento che spesso è proseguito per molte generazioni. Ecco, l'ultimo tassello, l'ultimo punto vorrei sottolineare, è il legame fra benefattori, istituzioni, comunità, già emerso negli aspetti dei vincoli del dare, della selezione, della gestione dei destinatari. Ma emerge un altro aspetto che si fa via via, a mio avviso, più potente nel corso dell'età moderna, in cui si intravedono già elementi nel tardo medioevo, ma che via via diventa più strutturato nel corso dell'età moderna, cioè, a mio avviso, un'evoluzione da questo punto di vista, in cui le istituzioni che ricevono le donazioni vengono concepite da chi effettua questi lasciti come una sorta di famiglia supplente, custodi della memoria. E quindi alle istituzioni, oltre a consegnare un capitale destinato a sostenere determinati bisogni o categorie di bisognosi, diventa anche il custode della memoria, quindi vengono consegnate le carte, vengono consegnati i ritratti o richieste ritratti. Viene imposto, talora suggerito, ma più spesso imposto con dettaglio, il fatto di tutelare con targhe, il ricordo e la memoria di chi ha dato. C'è una sorta di desiderio dell'eternità che dall'aldilà si trasferisce all'aldiqua e che in qualche modo fa parte di questo gioco, di questo legame. C'è un altro elemento che accompagna questo, che proprio per questo desiderio di eternità dei donatori accompagna un flusso che tende ad andare verso istituzioni che sono percepite come solide e affidabili, solide che quindi che dureranno nel tempo e affidabili quindi che in qualche modo eseguiranno quelli che sono i desiderata lasciati, i vincoli che sono indicati nei lasci. Quindi, in qualche modo, la memoria rinnovava all'infinito lo scambio fra donatori e beneficiati, fra l'istituzione che gestiva e la comunità che riceveva, a creare proprio un intreccio fra beneficiati, istituzioni e comunità, e con al vertice potremmo dire la figura del donatore. E si ritorna ai due concetti con cui ho un po' aperto il ragionamento, che è quello della religione civica, in cui l'aspetto cristiano e l'aspetto civico sono indissolubilmente intrecciati, e l'altro aspetto è il fatto che c'è una dimensione di nuovo economica individuale,
ma c'è anche una dimensione comunicativa, e il termine di economia mista, per quanto riguarda questo tipo di investimento, potremmo dire, mi pare particolarmente azzeccato. Allora, buongiorno a tutti. Io mi aggiungo a Mauro Carboni nel ringraziare l'associazione per l'invito. Appunto, io volevo concentrarmi su gli spunti, i temi, le risposte più originali che gli autori che hanno partecipato al volume hanno offerto a quelle tre questioni principali di cui ha appena parlato Mauro Carboni, che riguarda i soggetti, le motivazioni e anche l'oggetto delle donazioni e della beneficenza. E volevo iniziare quindi sottolineando che tutti gli auto, che i saggi che compongono il volume seguono anche una specie di filo rosso per quanto riguarda le fonti impiegate, cioè si è constatato alla fine dei lavori che tutti gli autori hanno privilegiato il genere testamentario come fonti da cui sottrarre, da cui trovare questi spunti sia sui donatori, sulle motivazioni e sull'oggetto delle loro donazioni. E quindi ciò emerge così dal libro. Tutta una serie di bibliografie molto aggiornata sul tema e tutta una serie anche di spunti metodologici che consentono il lettore a proprio approfittare e conoscere questa fonte in questa tipologia documentare in modo molto approfondito, in questo arco temporale molto esteso di quasi 800 anni, quindi si può osservare le differenze di formulario, di pratiche di registrazioni, di metodologie di analisi e anche di strumenti che sono stati creati dagli storici per lavorare con queste fonti, come ad esempio l'autrice che ne fa più riferimento in assoluto è quella, è Sylvie Duval, che parla di tutta una serie di registrazioni, di schemi fatti con i testamenti di Aria Toscana effettuati da Eleonora Rava. E quindi pensando appunto a questi tre temi, cioè i soggetti, le motivazioni e gli oggetti della beneficenza, della carità, emergono dai saggi tutta una pluralità di personaggi, di persone, di istituzioni, a iniziare dalle donne che si fanno sostenitrici di altre donne che sono state studiate da Anna Esposito, che rivela appunto tutta una rete di sostegno anche di genere che è stata po poco anche studiata dalla storiografia. Emergono inoltre mercanti, artigiani di basso e medio livello che si sostenevano a vicenda, quindi occupando allo stesso momento sia il ruolo di donatore che quello di beneficiato, dipendendo dalle condizioni in cui si trovavano, che viene sottolineato da Paola Pinelli nel suo saggio appunto sui mercanti artigiani di Prato. Se parliamo a anche soggetti non aspettati, si possono parlare ai propri funzionari, quelli coinvolti nelle istituzioni di carità, come i funzionari del Monte di Pietà, soprattutto quelli di Orvieto, che Antonio Santilli ha sottolineato che decidevano, depositando la loro fiducia nella missione dell'istituzione stessa, decidevano di lasciare anche una parte dei loro beni, delle loro risorse economiche al monte una volta che facevano questo passaggio all'aldilà. Parliamo anche di soggetti collettivi, come intere comunità che si mettono in questa veste di donatrice attraverso la struttura del vicinato. Se pensiamo alle comunità rurali trentine, che Marina Garbelotti ha lavorato nel suo saggio, o ancora a dimensioni ancora più estese, allo Stato stesso che entra in questo ruolo di donatore, già in epoca contemporanea nel saggio di Omar Mazzotti. Passando a quello secondo punto, quindi sulle motivazioni, alla parte più ricca del volume, secondo me, è che, come commentato Mauro Carboni, un po' oltrepassa quella dimensione consolidata storiograficamente che il donare faceva parte della religiosità, di come venivano composte le società premoderne.
e si rivela che infatti la dimensione religiosa sì, era presente, motivata da questo desiderio di riscatto dell'anima, però veniva anche accompagnata da tutta una serie di altre motivazioni, come quelle collegate alla propria fama, cioè un desiderio di eternità, di lasciare dietro di sé un'immagine propria in seno alla comunità, come ha sottolineato e già citato saggio di Marina Garbi Lorti. Possiamo pensare, ad esempio, alle motivazioni di carattere civico, che ho cercato anche di sottolineare nel mio saggio, all'interno del volume, quando si pensa nella città anche come oggetto delle donazioni, in ragione di un sentimento, possiamo dire anche emotivo, lascio perché queste torri, queste ponti, queste porti hanno fatto parte anche del mio processo di crescita. Quindi possiamo parlare anche da lì di un sentimento civico che nasce nel 200. O ancora, già in età più avanzata, pensiamo già nell'età contemporanea, in motivazioni di natura nazionalistica. E questa è una cosa che dimostra molto bene Marco Dotti, che trova all'interno della Napoli settecentesca una tipologia di carità ispanica molto diversa da quella napoletana, che convivevano all'interno di una stessa circoscrizione politica. Quindi abbiamo anche questa pluralità che viene evidenziata tra le motivazioni. Un'altra ragione molto interessante è che si svincola da questo motivo completamente religioso, è quello collegato all'ordine pubblico, che tanto Antonio Santile e quanto il nostro collega spagnolo Martinez Vinà sottolineano, nella misura in cui si cerca di donare, di dare il suo contributo a quei settori della società, ai poveri meno poveri, cioè a quelli che trovandosi in stato di crisi, comunque con un aiutino riescono a dare dietro la società, e quella è anche una maniera, aiutando questi soggetti, di mantenere l'equilibrio tra ricchi e poveri all'interno di una comunità, quindi di evitare la disordine, cioè, quindi la beneficenza compresa anche come un fattore di ordine pubblico. Questo è un elemento anche molto nuovo che viene sottolineato all'interno del volume. Si può pensare ancora a una motivazione di carattere assicurativo che Paola Pinelli, lavorando sui artigiani e mercanti di Prato, sottolinea, dicendo che appunto una volta che donatori e aiutati possono occupare le stessi soggetti possono figurare una volta come donatore, una volta come beneficiato secondo le condizioni economiche, c'è anche un'idea in cui io investo, io do i miei beni perché so che una volta che sarò in crisi economica sarò anche aiutato da altri pari. Se pensando quindi, cioè un po' per finire questo mio breve commento, agli oggetti emerge tutta una serie di soggetti molto distinti, cioè dalle donne ai settori produttivi, e anche una beneficenza che alla fine si dimostra anche molto selettiva. Il caso studiato da Martinez Vinà, vedi come faceva parte anche della logica del donare quello di lasciare una parte anche con l'intento di rimpatriare i connazionali che erano fuori della propria città, della propria comunità, che è una faccia della beneficenza che nasce tra tardo medioevo e prima modernità, che ad esempio non abbiamo trovato un riscontro simile in Italia, ma che era molto diffusa nella Valencia di età moderna. E con questo, secondo me, abbiamo percorso un po' queste strade principali, e invito i lettori a leggere, a proprio approfittare di questo esercizio collettivo, che è anche un esercizio di lavoro sulle fonti, che sono i cardini dello studio storico. Vi ringrazio. Bene, io ringrazio voi, penso che l'argomento sia quanto mai attuale, fra l'altro, no? Cosa di cui si parla in ogni momento, vista la situazione che stiamo vivendo e la necessità della carità come strumento per cercare di riequilibrare le sorti delle persone in una società molto, molto diseguale. Quindi un libro assolutamente da
da comprare e da leggere per comprendere l'evoluzione di un fenomeno che, mettendo le basi nel Medioevo, arriva fino ai giorni nostri. Il titolo del volume è Oltre la carità, donatori, istituzioni e comunità fra Medioevo ed età contemporanea, a cura di Mauro Carboni e Edward Loss, che sono stati i nostri ospiti oggi, 248 pagine per 22 euro, appena pubblicato dalla casa editrice Il Mulino, marchio di garanzia di qualità e di serietà professionale. Quindi io ringrazio tantissimo i miei ospiti e consiglio a voi di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove potrete trovare tutte le video presentazioni realizzate in questo lunghissimo anno e mezzo di pandemia, che sembra giunta alla fine, almeno da pochissimo siamo tornati tutti in zona bianca, tranne i poveri valdostani che sono ancora gialli, ma insomma speriamo che sia una situazione destinata a consolidarsi e a rimanere nonostante tutti i rischi ancora presenti. Grazie ancora a professor Carboni, grazie ancora a Edward Loss e continuate a seguirci. Oh, cool,